Halloween è arrivato. Esatto. E noi qui abbiamo un bel rituale. Voi pensavate che per Halloween vi lasciavamo così a bocca asciutta? Invece no, abbiamo preparato qualcosa di... di scoppiettante. Esatto. Allora, qui è tutto pronto. Sì. Abbiamo i rituali, io direi iniziamo subito. Yes. Perché sarà lungo e intenso. Sì, io sono già un po' preoccupato. Sì, anche perché non l'abbiamo detto, ma noi siamo nella mia taverna. Questa zona della casa è infestatissima. Noi abbiamo dormito tante volte qui dentro, poi ci abbiamo rinunciato. Sì. E su ci sono i miei nonni. E stasera siamo da soli. Pensate, raga, che una volta stavamo dormendo qua e la mattina ci siamo svegliati con quella tenda lì, praticamente come adesso, in realtà era tirata, era completamente aperta. E poi abbiamo sentito il rumore di un orologio a pendolo. Esatto. E qui orologi a pendoli non ci sono. Quindi, insomma, abbiamo scelto il punto più clou della casa, anche perché c'è una scala assurda. E iniziamo. Stasera faremo il rituale del sangue dei morti, la porta dell'oltretomba. Allora, vi leggo la storia. Il rituale è ispirato a un'antica tradizione che si racconta fosse usata per entrare in contatto con le anime perdute, che vagano tra il mondo dei vivi e quello dell'oltretomba. La leggenda narra che nelle notti tra il 28 e il 31 ottobre, il periodo in cui il confine tra i vivi e i morti è più sottile, è possibile aprire temporaneamente un varco attraverso il quale i defunti possono comunicare. Top, quindi siamo già proprio nel pieno. Esatto. Può essere molto pericoloso per chi lo compie e si dice che i partecipanti possano sentire e vedere tracce di quelle anime. Materiale ce l'abbiamo, abbiamo 7 candele nere disposte a cerchio, un calice con del vino, un libro antico che servirà per l'invocazione, una vecchia foto che è dentro al libro che dopo vi faremo vedere, per rappresentare un ricordo del passato. La preparazione di questo rituale è questa. Bisogna trovare una stanza buia e un luogo isolato. Noi siamo abbastanza al buio in un luogo isolato e siamo totalmente da soli questa sera. Si dice di tracciare un cerchio con del sale, ma noi non ce l'abbiamo, non l'abbiamo messo perché tanto abbiamo i nostri incensi e le nostre pratiche. Quindi disponi al centro del cerchio il calice con il vino e gli oggetti antichi. Intorno al cerchio metti le 7 candele che sono qua. Si accenderanno dopo. Abbiamo già disposto tutto e adesso mettiamo, come dice il regolamento, il libro aperto. Direi di prendere la foto. Fa vedere. Facciamola vedere bene questa foto. Cioè, raga, assurdo, assurdo. Puglia in love. E poi mettiamo il libro aperto. Ok. Ora, ricordiamo che questo è un rituale antico che ci hanno... Scusa, ho visto... Che c'è? Mi è sembrato di vedere qualcosa, ma ad occhio nudo, che è come se fosse passato davanti alla torcia. Ok, stavi dicendo che questo qua, sì, è un rituale antico del paese, diciamo, della tradizione, sì, no? Sì, esatto, e infatti noi ci siamo scritti tutto per non perdere nessun dettaglio e vi leggo anche la fase di apertura. In questa notte le anime perdute vagano più vicine a noi di quanto possiamo immaginare. Con questo antico rituale possiamo aprire una finestra tra i mondi e sentire ciò che loro hanno da dirci. Assurdo. Quindi apriremo il rituale. Esatto. E ascolteremo se hanno qualcosa da dirci. Poi, questa è la parte più clou, ragazzi. Inizia il rituale, bene, sono contenta. Allora, quindi dobbiamo accendere le candele. E la cosa interessante è che per ogni candela dobbiamo pronunciare una frase. Quindi sono 7 frasi da pronunciare. Vai.
accendiamo ovviamente con i fiammiferi perché si accendono con i fiammiferi. Io non ti vedo molto pronta. Perché? Ma mi sembri un po' tipo titubante. Perché so che c'è qualcosa qua, capito? È quello. Magari stasera sentiremo ancora l'orologio a pendolo. Allora. Con questa fiamma apro il sentiero dell'oltretomba. Con questa luce apro la porta dell'oltretomba. Con questa candela invoco i testimoni dell'aldilà. Con questa fiamma illumino la via per i defunti perduti. Con questa luce spezzo il velo tra il mondo dei vivi e dei morti. È difficilissimo, ragazzi. Con questa candela invito i testimoni dell'oltretomba a mostrarsi. Con questa fiamma chiedo alle anime dimenticate di avvicinarsi. Oh mio Dio, raga. Ok. Abbiamo fatto la prima parte. Ora, al centro del cerchio prendi l'antico oggetto o la foto e immergilo nel vino come offerta simbolica e pronuncia una frase. Ok. Offro questo ricordo del passato in cambio della vostra presenza. Lasciate che le vostre voci attraversino il velo tra i mondi. Completamente dentro, Marco. Io direi adesso accetto lo spettro. Sì. Da questo momento il portale è aperto. Si potranno udire lamenti, vedere ombre e persino il vino muoversi all'interno della luce del calice. Sono agitata. Ma... questa la tieni tu. Ok. Penso che ti serva. Sì. Bene. Quindi adesso dobbiamo aspettare. Che si sente qualcosa. Da quello che ho capito. Che c'è? Ho sentito. Tink. Anch'io. Accendi l'incenso anche. Sto avendo i brividissimi, posso dirlo? Sì. C'è qualche spirito che vuole venire a parlare con noi? Io ho un microfono. Posso sentirvi?
uscire da questa roba io. Sì, direi di sì. Questo rituale dice che ci dà la possibilità di sentire le vostre voci, i vostri lamenti. Vi abbiamo chiamato per tornare nel mondo dei vivi questa sera. Ma è la pioggia? Non penso che stia piovendo. Cosa senti? Sento delle tante mosche, ronzii, così. Io non le sento, sì. È pure un microfono. Ho le cuffie. C'è qualcuno che vuole lasciarci un messaggio? Sappiamo che ci siete. Io continuo a sentire passi. Davvero? Potete scendere qui giù? Hai sentito? No. Un respiro forte. Facci sentire il tuo respiro. Spegni una candela. Sembrano così finte per come sono immobili. Sì. Potete scendere qui giù? Hai sentito? Potete scendere qui giù? Hai sentito? Dove sono gli antenati? Sono su gli antenati? Mi sembrava tipo una roba del genere. Era molto sospirata. Noi abbiamo praticamente scelto, cioè abbiamo aggiunto tanta roba in più. Uh-huh. Perché il rituale dice di trovare un posto al buio, isolato, eccetera eccetera. Ma noi abbiamo la particolarità di essere uno in un luogo infestato. Sì. Due, di essere sottoterra. E tre, di avere una scala molto particolare. Tanto lo spettro niente, eh? Niente. Lo spettro è immobile. Lo so, in teoria quanto vogliamo. Quando abbiamo delle risposte congrue... Nel libro c'è scritto che appena si hanno i primi segnali e... Che cazzo era? Che cos'era? No, cos'era? Amo, cosa cazzo era? Ho sentito sì. Cosa cazzo era? Ma veniva da casa mia, eh? Sto avendo il fiato, non mi credi? Cazzo, veniva da casa mia. Veniva da su? Da su, da casa mia. Che appena si hanno i primi segnali e... Appena si hanno i primi segnali e...
preso. Guarda un secondo il sì, la foto, voglio vedere. Che si vede qualcosa? E sì, sembra che si stia muovendo qualcosa da sola dentro, eh? Sì, guarda come si muove. La cosa inquietante è uscire questa foto e vedere se c'è qualcosa di particolare, eh? Non credo di essere pronto per questo. Anch'io. È stato una... E non poteva essere nessun cane. Non era un cane. Non era un animale. Sei capace di rifarlo? Puoi rifarlo, per favore? Ho sentito una voce. Una voce? Ti giuro. Parla ancora. Sta cosa è allucinante, te lo dico. Sta cosa è allucinante. Non stiamo facendo il classico rituale per gioco preso da internet. Esatto. Mi sto sentendo male. Funziona, sembra che stia funzionando. Sembra che stia funzionando, raga. No, ecco. Ho sentito muoversi qualcosa. Sì. Si è mosso qualcosa. Sì, sì, sì. L'ho sentito. Ma dove? Non lo so. Si è mosso qualcosa. Farti vedere? Non abbiamo paura se ti fai vedere. Cazzo, l'ho sentito proprio sì, lì. Sì, è qua. L'ho sentito proprio lì. Io non c'è niente qua. Cioè... Io vi posso anche far vedere che nelle stanze non c'è nessuno, ragazzi. Perché è chiuso, perché comunque giustamente... Ci sono effetti personali. Ha spaccato i timpani! Era la porta di casa! Era la porta di casa! Ascolta, chiudiamo subito il rituale. Chiudi subito il rituale. Cosa avete resi aperto? Chiudiamo prima il rituale. Chiudi subito il rituale. Com'è che si chiude? Chiudi subito prima, aspetta che accendo la luce. Com'è che si chiudeva? Non mi ricordo. Ma c'è scritto lì? Lo so, sto andando in panico. Perché se c'è la porta aperta io mi cago addosso. Dio. Con calma, con calma. Sì. Allora. In mezzo al cerchio. Dopo questi segnali è ora di chiudere il varco prima di che diventi troppo tardi e le anime rimangano bloccate nella nostra dimensione, rischiando di darci il tormento. Spegnete tutte le candele e pronunciate queste tre frasi. Spegni e tutte. Spengo quelle pronunce. Vai, spegnimi tutte. Veloce, veloce, veloce.
pensiero tremondo. Se giro la porta che non deve essere aperta, le anime tornano al loro riposo. Happy Halloween!